gentili telespettatori e telespettatrici, un cordiale saluto dallo stadio La Croce di Montegranaro per la 15ª ed ultima giornata di andata del girone unico di promozione regionale Marche 2022-2023. Ad affrontarsi quest'oggi la San Giustese ed il Chiesa Nuova, una sfida fondamentale per entrambe le squadre per lasciare le zone calde della classifica e vivere delle festività serene. Via, si può giocare! La San Giustese controlla questo primo pallone lanciato in avanti dalla difesa, ma esce bene Monteneri che rimanda il pallone davanti, va a controllare subito Juvalè. Corvaro, buono lo scambio con Carlo Mongello che crossa cercando il fondo, il cross di Tittarelli che l'aveva presa di testa, prende il tempo Tittarelli. Pallone che finisce fuori di poco, la prima vera occasione dell'incontro. C'è il numero 11, Tonuzzi, che si libera di Iommi, ancora Tonuzzi, cross al centro, ottima la copertura di Farroni che allontana la minaccia. La conclusione poi del numero 4, Scognamiglio, poi Tonuzzi e Iommi che va a mettere in calcio d'angolo. Montserrat è solo, serve Pagliarini, pressato da Cicconetti, Pagliarini ritorna da Montserrat, Montserrat gira poi il pallone all'indirizzo di Tomassetti. Ancora Montserrat, Scognamiglio, Pagliarini, servito nuovamente Scognamiglio, un lancio in avanti, poi perde il pallone Zoldi, attenzione qui, Ciucani stava per ribadire il pallone in rete su questa indecisione di Zoldi, rischia tantissimo il Chiesa Nuova al 20°. Cross teso di Mongello, la palla spianata, il colpo di testa di Canavessio, Monti in due tempi, Chiesa Nuova avvicina al vantaggio, pericolosissimo Canavessio in questa occasione. Ercoli, un assist, poi un colpo di tacco, libera in qualche modo la difesa del Chiesa Nuova, Tittarelli con calma olimpica, esce palla al piede. Buono il lancio per Mongello che però viene intercettato, Juvalè rischia. De Cesare, è passato il pallone, De Cesare, occasionissima al 41esimo per il Chiesa Nuova. De Cesare, poteva essere il gol del vantaggio, si salva la San Giustese. Gentili telespettatori e telespettatrici, ben ritrovati dallo stadio La Croce di Montegranaro per il secondo tempo tra San Giustese e Chiesa Nuova. Pagliarini, ancora Ercoli. Il cross all'indirizzo di Zira, il colpo di testa, Zoldi si salva al 16esimo, ghiotta occasione per la San Giustese. La risposta di Zoldi sul colpo di testa di Zira. Tonuzzi pescato in posizione regolare, il lancio in avanti di Lapi, Carlo Mongello prova a servire il numero 7 Farroni, Farroni entra in area, finisce a terra, calcio di rigore per il Chiesa Nuova. Farroni va a prendersi gli abbracci da parte dei compagni. Tutto pronto, il fischio dell'arbitro, la parata di Monti, ma la palla finisce in rete, titta gol per il vantaggio del Chiesa Nuova al 17esimo, con il brivido, ma comunque passano gli ospiti, il vantaggio di Tittarelli. Buon intervento di Monti, ma non è stato sufficiente per evitare la rete dello 0-1. Cambia il parziale qui allo stadio La Croce di Montegranaro. San Giustese 0, Chiesa Nuova 1, la sbloccata Gabriele Tittarelli. Titta gol. Carlo Mongello, Mongello il guizzo, Monti poi si salva in qualche modo e spazza Juvalè. Di testa di Iommi, qua attenzione, la palla per Tonuzzi, Tonuzzi, Rapaccini, decisivo il salvataggio
del numero 16 del Chiesa Nuova, che ora ha l'opportunità con Tittarelli. Tittarelli trova Mongello, che è rientrato in posizione regolare. Mongello entra in area, Mongello portato sul fondo, fa partire un cross deviato, calcio d'angolo. Mongello, cross teso, Tittarelli la prende lui e probabilmente la chiude lui. Il Chiesa Nuova raddoppia con il suo bomber, è sempre Titta gol, sempre decisivo. Al 39esimo della ripresa, il raddoppio del Chiesa Nuova. Tonuzzi, limite dell'area, fa partire un cross, libera la difesa, Bianchi la riscodella al centro, prova a coordinarsi poi Zira, allontana la difesa del Chiesa Nuova, Juvalè, la conclusione murata, Merzug, il tiro, Zoldi, e arriva poi a spazzare Monteneri. E su questa azione il direttore di gara pone fine alle ostilità. La San Giustese è stata sconfitta per 2-0 dal Chiesa Nuova, che ha ritrovato il sorriso. Dalla voce di Lambertucci Cristiano oggi è tutto. Un sincero augurio di Buon Natale e per un felice anno nuovo. Vi aspettiamo sempre qui, tutti sintonizzati su IG Sport 47. Eccoci, siamo con Carlo Mongello, capitano del Chiesa Nuova. Allora Carlo, vittoria importantissima non solo ai fini della classifica ma anche ai fini del morale. Grande prestazione del Chiesa Nuova, che è riuscita ad imporre il gioco qui a Montegranaro oggi. Assolutamente, venivamo da 4 risultati consecutivi che perdevamo punti e bisognava dare un cambio importante. Abbiamo fatto secondo me una delle partite migliori dall'inizio dell'anno, ma non tanto a livello di gioco quanto a livello di gruppo. Ho rivisto quello spirito che avevamo l'anno scorso di compattezza, di lotta, di voglia di arrivare prima sui palloni, di vincere. Quindi quando fai partite del genere, per forza di cose porti a casa i 3 punti. Un Chiesa Nuova che ha avuto, come hai appena detto, più voglia di vincere rispetto agli avversari, ma anche oggi c'erano dei nuovi innesti che sono arrivati nelle scorse settimane e anch'essi hanno fatto la loro parte nell'incontro, come prova che si stanno ottimamente integrando. Assolutamente, l'innesto di De Cesare, di Cicconetti, lo stesso Canavesio sono persone importanti per questa categoria e lo sono per noi, sono fondamentali. Ci hanno dato una grossa mano, ce la daranno da qui alla fine e sicuramente già si sono amalgamati in questo gruppo che noi chiamiamo famiglia, non è un gruppo. Quindi sono solo che un valore aggiunto e oggi si è visto in campo. Il 2022 sta per andare ai titoli di coda, un'annata che io penso a Chiesa Nuova non verrà mai dimenticata. Se potessi dare un voto a questo 2022, quale sarebbe? A livello sportivo è voto 10, abbiamo portato il Chiesa Nuova in eccellenza, quindi non c'è cosa che posso dire di più, nel senso che abbiamo fatto un miracolo calcistico e quindi ci godiamo il momento e dobbiamo cominciare a farla restare in questa categoria che ci meritiamo. Ai nostri microfoni mister Giacometti, tecnico del Chiesa Nuova. Allora mister, il Chiesa Nuova ritrova il sorriso qui a Montegranaro, una buona prestazione, 3 punti importanti ai fini della classifica. Oggi si è visto che avete avuto più voglia di vincere rispetto agli avversari. Beh, sicuramente veniva da un momento un po' particolare dove avevamo fatto pochi punti in maniera a volte anche strana. La partita di domenica non era sicuramente andata per il meglio, quindi ci avevamo voglia di rifarci e direi che oggi abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo, credo, meritato nettamente la vittoria. Una grande risposta da parte di tutto il gruppo, abbiamo visto i nuovi innesti giocare molto bene, a prova che si stanno, come detto poco fa con Mongello, integrando perfettamente, ma anche una grande risposta dai giocatori entrati dalla panchina. Oggi tutti hanno fatto la loro parte. Sì, sì, anche i ragazzi hanno giocato dei fuori quota
chi per la prima volta, chi per la seconda volta, quindi no, no, bene, gli ingressi alla panchina sono sempre determinanti, il gruppo è importante, quindi ci serve sempre il contributo da parte di tutti. Una vittoria comunque importantissima, perché andare a riposo con 3 punti sicuramente servirà per ripartire con uno spirito diverso nel 2023. Sì, sì, assolutamente, anche perché come ti dicevo prima noi veniamo da un periodo un po' così, che tra qualche partita che abbiamo sbagliato noi, qualche partita che era andata un po' meno bene, avevamo raccolto poco e oggi ci siamo ripresi qualcosa, dai. Grazie mille mister. A voi. Siamo con mister Morganti, allenatore della San Giustese. Allora mister, dopo un primo tempo abbastanza combattuto, nella ripresa avete iniziato bene nei primi 5 minuti, poi però la sua squadra si è un po' persa. Cosa è successo a questa San Giustese? Guarda, allora io alla fine del primo tempo ho detto ai giocatori che era la partita più difficile da quando io sono qui e l'episodio avrebbe fatto la differenza. Purtroppo noi abbiamo avuto 2 o 3 opportunità per crearci dalla nostra parte e l'abbiamo regalato con il rigore. È chiaro che poi la differenza l'ha fatto quello, anche se sull'1-0 abbiamo avuto poi una palla contro Nuzzi che si tira, possiamo anche pareggiare, però oggi è una partita da 0-0, ma l'episodio faceva la differenza, l'hanno avuto loro e l'hanno sfruttato. Ecco, un risultato che vi permette di chiudere con una sconfitta questo girone di andata, anche se lei è subentrato a stagione in corso, le chiedo comunque una valutazione su questo giro di boa. Ma chiaramente speravamo di finire bene perché veniamo da 2 vittorie e quindi c'è un po' di rammarico, però ripeto, ai calciatori non posso dire nulla, è andato tutto quello che avevano. Peccato, perché l'episodio doveva portarcelo dalla vostra parte e invece l'abbiamo subito, tutto qui.